Chi ero? Chi sono? Chi sarò? Immaginarsi il futuro per indirizzare il proprio presente oggigiorno è fondamentale, in particolare per i giovani. Questo fa POP 21, nome scelto per il progetto di orientamento personale che è frutto del lavoro di tre istituti scolastici: l'Istituto Comprensivo di Strigno e Tesino, l'Istituto di Formazione Professionale Alberghiero di Levico Terme e il Centro di Formazione Professionale ENAIP di Borgo Valsugana. Un percorso finanziato dalla Fondazione Caritro che coinvolge oltre 200 studenti, un gruppo motivato di docenti e tanti partner. Un percorso partito nella primavera del 2019 che si sta avviando alla conclusione. Paola Morizzo, com'è nata l'idea del progetto POP 21? L'idea del progetto è nata nel gennaio 2019, quando i docenti che hanno aderito allo stesso si sono incontrati presso la sede della Fondazione Caritro a Trento e sotto la supervisione di un esperto. Subito i docenti hanno condiviso una finalità comune che consiste nel aiutare i ragazzi nel operare una scelta in autonomia, imparare a scegliere in autonomia. Naturalmente questa finalità è stata affiancata da altri sottobiettivi. E in entrambi i casi si è cercato di differenziare il percorso per gli studenti e le studentesse coinvolti, in quanto appunto gli stessi appartengono a scuole di ordine di grado diversi. Ed ora Caterina Pallauro, quali sono i prossimi appuntamenti? Innanzitutto l'evento pubblico online di venerdì 21 maggio alle ore 20 e poi a breve una pubblicazione con gli aforientismi, ovvero pensieri sul futuro e sul progetto creati e ideati dai nostri ragazzi. E poi un fotolibro per ricordare i momenti più belli di questi due anni. E altro ancora, articoli su riviste e quotidiani, sia online che locali. E poi, in esclusiva, un regalo, delle ricette, di un dolce, passione caramellata in trasparenza, e di due cocktail, Pink Hour Passion e POP 21 Mule, che verranno regalate a tutti i partecipanti e non solo. Quindi un finale in bellezza. Chiara Emanuelli, come avete sviluppato il percorso? Durante questi due anni tutti i ragazzi e le ragazze si sono cimentati in complessi esercizi di anticipazione strategica, studiando la storia delle professioni, lavorando sulla creazione di scenari di vita, sia dal punto di vista personale che professionale, riflettendo sulle possibili alternative. Perché la flessibilità nell'affrontare i futuri che ci attendono è una competenza fondamentale ed era questo il nostro obiettivo. Orientarsi nello studio e nel lavoro. Studiare il passato, proiettarsi nel futuro per lavorare sul proprio presente, costruire piani alternativi. Questa è la nuova sfida che POP 21 ha saputo cogliere in pieno. Appuntamento a venerdì 21 maggio.